tutti voi. Sì, io farò una breve introduzione politica sul fatto, su perché siamo qui e perché ci siamo trovati in questo aspetto. Non parlo della la scheda tecnica, è già stata brillantemente introdotta da Patrizia. Diciamo, il dibattito intorno al tema del prestito all'FCA Auto, come sempre, ha coinvolto in maniera notevole tutta la comunità politica e non solo. Questo un po' perché, come diceva il mio vecchio professore di economia alla Bocconi, dice la Fiat fa parte del panorama, ci sono le colline, i fiumi e poi c'è la Fiat. Quindi nell'Italia, questo era vero probabilmente fino ad alcuni anni fa, adesso sembra che il sole della Fiat stia quantomeno andando dietro la collina, però è rimasto e resta in tutti quanti. E ovviamente le dimensioni di questa operazione ci coinvolgono moltissimo. Questo dibattito, lo sapete tutti, spacca, o meglio, sta portando a schierarsi, a prendere gli argomenti da una parte o dall'altra, purtroppo, come spesso succede, con la caratteristica della tifoseria, cioè ci si prende parte per qualcuno o per qualcun altro, il più delle volte non conoscendo gli argomenti. Quindi la giornata di oggi, questa è stata promossa da Alleanza Civica, che qui faccio un mini spot, poi lo viene subito chiuso. Cos'è Alleanza Civica? È un progetto che sta mettendo assieme tutti i movimenti e le liste civiche esistenti in Italia, che stanno cercando di uscire dalla dimensione cittadina e municipale per porsi dei temi più collettivi, più di politica più nazionale, e lo stanno facendo con la caratteristica appunto civica, che è quella di non tifare per qualcuno, ma quella di cercare di affrontare i temi pragmaticamente e nei termini in cui sono. E quindi è per questo che ci è venuto in mente, abbiamo chiesto ad alcuni amici vecchi e nuovi di trovarci qui a discutere di questo aspetto. Dicevo che al nostro interno, proprio all'interno della comunità civica, abbiamo pareri distinti e complicati, però siamo pronti e siamo qui oggi proprio probabilmente per cambiare questo parere, perché il buon esito di conversazioni come queste è se alla fine ciascuno di noi porta a casa un pezzetto di verità o comunque un pezzetto di opinione che non aveva all'inizio. Io non cito, dico solo tre degli elementi che maggiormente sono emersi nel nostro dibattito. La prima valutazione di tutti è: in questa vicenda la grande assente è l'idea di una politica industriale del nostro paese, perché sembra sempre che prendiamo le cose sull'ultimo passaggio, senza invece aver niente, non avere un cosiddetto quadro d'assieme. Manca la politica industriale, se leggiamo l'ultimo decreto, capisco che sto chiedendo una cosa un po' impossibile, però se si scorre, diciamo così, l'ultimo decreto, la terza versione dell'ultimo decreto, ne arriverà la quarta a breve, ma non c'è sostanzialmente una parola che parla del settore automobilistico, dell'automotive e della mobilità, ben sapendo che tutti diciamo il Covid e l'epidemia ci cambierà, e uno dei settori che cambierà maggiormente è certamente quello della mobilità. Sulla stessa questione fiscale sembra che stiamo andando avanti de iure condendo, cioè a seconda dell'ultima telefonata si dice si può o non si può, si va e là. E ultimo, l'uso dei 400 miliardi, ricordo, teorici, sono in realtà 100, alla fine saranno 100-120, non molti di più,
di garanzie si diceva che all'inizio dovevano essere per coprire la crisi di liquidità, adesso invece sembra che siano per coprire i rilanci. Insomma, ci capiamo poco noi, e mi fermo qui. E oggi cerchiamo di capirne un po' di più. La proposta è quella di partire con la tesi di con uno dei pochi, cioè il sindacato, insomma, che ha in effetti invece un accordo e quindi ha probabilmente fatto, anzi sicuramente ha fatto discussioni con il gruppo FCA più articolate e complesse di quanto ciascuno di noi ha potuto fare, sto parlando ovviamente non individualmente ma dal punto di vista. Effettivamente, e Marco Bentivogli da questo punto di vista si è esposto con un suo, suo parere preciso, con articoli e l'avendo espresso. E quindi abbiamo pensato di chiedere a lui di iniziare la discussione e subito dopo tutti gli autorevoli. Gli autorevoli di Scassel che vedete qui in video lo faranno. Ecco, con questo io direi che cedo la parola a Patrizia, che la ridarà a Bentivogli, e mi metto da questo momento in avanti in religioso ascolto.